Oh, salve ragazzi, tutto bene? Come va? Morbidissimo, mamma mia. Colpa del sole, mamma mia. Un secondo. Allora, come va che si dice? Scusate per il gesto, ma... Allora, come va che si dice? Allora, sono quello comodo qua. Allora, mamma mia, raga, fa caldo, fa caldo, fa caldo. Allora, buona domenica, raga, tutto bene come si dice? Allora, avete visto la live di ieri, abbiamo parlato di tante cose. Madonna, ragazzi, abbiamo raggiunto i 1000 e calato. 1000 e a calare, allucinante. Comunque, grazie ancora che stiamo raggiungendo il traguardo. Allora, questo vlog è interessante perché è un video special. È un video special perché... Parliamo della situazione di Battlefield, no? Che è uscito ed è successo scalpore, è successo, no? Avete visto, no? Tutto quel casino, mamma mia, raga. Una cosa allucinante. Mo, a me dispiace perché io non ci gioco, per carità. Però è allucinante. Perché per colpa di questa situazione non si farà Battlefront 3, che la DICE ha proposto all'IA. Vedete le conseguenze, le cause, ecco. Ah, che roba. Tutto ciò dovevo gonfiarlo un po' questo ti sto sprofondando. Io sono sicuro che se una mia amica mi vede con uno special vlog del tipo come questo, si sta a mettere a ridere. Lo so che stai guardando il video, maledetto. E mi stai. E stai sperando che mi sprofondi e faccia figura di. Lo so. Comunque, detto questo, che vi volevo dire? No, è una cosa disastrosa, ragazzi. Come avete visto dal titolo, ma c'è una gara fra i migliori, come so, case di videogiochi che stanno facendo una gara di chi pubblica il gioco peggiore per deludere i fan, cioè veramente è qualcosa di allucinante. Raga, è qualcosa di allucinante. Io sono sincero, non ci capisco. È allucinante. Cioè, avessi capito un gioco che bene o male non ci sono aspettative, non si pretende troppo e quindi hanno un po' di bug, un po' così, diciamo un gioco indie, ma un gioco AAA. No, non è tollerabile, ragazzi, non è tollerabile. Sì, intanto ogni tanto questa telecamera, questa maschera va un po' a modo suo. Il sole mi sta picchiando con la frusta, voi non avete idea, ma mi sta proprio martellando forte. Vabbè, ma fa caldo, ragazzi. Lo so, molti mi stanno a dire, ma scusa, qua c'è temporale, ma tempo. Lo so, ma qua c'è un sole che spacca il piede. Cioè, sto coso è meno male che è gomma, perché se fosse stato un altro materiale si sarebbe bruciato. Cioè, perché ovviamente voi dovete sapere che ovviamente con la gomma sul caldo si ammorbidisce molto di più. Ecco. Non è una questione di gonfiare, è una questione che si ammorbidisce, quindi vabbè, dettagli. Detto questo, Battlefield veramente è uscito molto male, è partito malissimo. Cioè, ok che ci sono stati anche altri giochi che sono partiti male o malino, comunque bene o male, giù di lì, però, sono migliorati. Ma quanto tempo? Un anno? 4 mesi? 5 mesi? Metà anno? Faccia a palla, fa sempre per il football, mo la faccio, però il football non lo posso menzionare perché ragazzi non è un gioco completo, uscirà la prossima patch di aggiornamento che forse migliorerà e aggiungeranno cose, se ne parlerà all'anno nuovo, naturale, non mi sorprende. Abbiamo anche la situazione di Fallout 76 che era partito male, ha ridato i soldi, tutto il resto, miglioramenti gratuiti, eccetera eccetera. Marvel's Avengers più o meno è successa la stessa cosa, però là è un po' più lieve la situazione, molto più lieve, per fortuna, perché cade. Uno mi dice, ma scusa, stai morendo con il casco qui? Sì, sto morendo, però è l'unico modo per vedere la videocamera, perché il sole sta qua, il sole. Cioè, allora sposta la videocamera, no, perché se la spostavo là, o mettevo centrale, la vetrata faceva il riflesso della luce e non va bene. Devo arrivare a un compromesso. Questo è l'unico compromesso idoneo. Peccato che mi sto squagliando, quindi bene.
praticamente mia mamma mi chiamerà e dice: Paolo, scendi. E scenderò come con il liquido, come una melma, con gli occhiali di... a scendere le scale. Sto benissimo. Comunque, detto questo, che volevo dire? Quindi mi sorprende che dei giochi, delle case che fanno giochi AAA, stanno a portare a situazioni di questo genere. Giochi buggati, situazioni assurde, cioè, deludono fan. Come è successo con la trilogia di GTA, io sono rimasto sorpreso, io lo volevo prendere, perché mi manca da un botto un gameplay di vecchio stampo di GTA. No, cioè, quello che ho scoperto è allucinante. Mamma mia. Cioè, non capisco. Ragazzi, veramente non riesco a capire la situazione. Ma è brutto, molto brutto, perché uno mi può dire: ma noi veniamo sfruttati dai sviluppatori come i beta tester della situazione. No, perché i beta tester hanno un codice che poi glielo fanno provare gratuitamente, perché è un beta, per l'appunto. Qua non stiamo parlando di un gioco gratuito come Battlefield, non è un gioco gratuito a pagamento, si compra per confermare un gioco completo, ma stiamo scherzando che esce così. Uno direbbe: Delta, però tu avevi detto che ci vogliono 3 minimo 4 anni, anzi sì, 3 minimo 4 anni per fare un gioco. Sì, verissimo, ma c'è un problema. Se ha le cutscenes, se ci sono attori, se ci sta cinematografia dietro, se ci sta alle spalle filmati, riprese, inquadrature, ci sta giustamente anche un set cinematografico, ci sono le cutscene, tutte queste cose qua. Basta parlare di Battlefield 2042, che è tutto online, non ci sta la campagna, ci sono le vecchie mappe dei vecchi Battlefield. L'unica cosa che hanno tutti detto: graficamente è un mostro. E grazie, tutti fanno un gioco con graficamente un mostro. Lo fa pure un gioco come Phasmophobia, migliora graficamente. Cioè, stiamo scherzando, Phasmophobia, tutti i giochi indie riescono a fare una qualità ignorante, tra virgolette ignorante, però raggiungono i 1080p tranquillamente. Ok? C'è una differenza adesso, cioè i tempi cambiano. Dove andremo a finire così? Cioè, anzi, a me mi dispiace più che altro, perché poi succede che la gente si lamenta, che poi qua ci sta anche la questione del community. Ne avevo parlato con la live proprio ieri con i ragazzi, che esistono due tipologie di community, cioè una unica community che si suddivide in categorie di persone, quelli là che sono troppo delusi e schifano talmente il prodotto, che poi il gioco, quello che volete, che poi insulta talmente male e vogliono pure che va a, come posso dire, a rovinare la casa, cioè proprio del tipo quelle persone che dicono: ma se noi non lo facciamo capire ai sviluppatori, quelli fanno sempre la stessa cosa. Ci sono modi e modi, e alcuni sono talmente aggressivi che poi vogliono risarcimenti, insultano il gioco, portano alla critica in maniera pesante, tutto il resto, tutto come volete, ma poi arrivate all'esagerazione, fino a far anche perdere i soldi a quel team che magari potrebbe migliorarlo, ma voi siete talmente incazzati che non volete che migliori. A sto punto o ne fate uno nuovo, arrivederci, grazie. Purtroppo questa è la situazione. Questa è quella situazione con il football, che la gente l'ha massacrato e non dà neanche la possibilità del football a dire: aspetta, che ora lo aggiorniamo. Cioè, cavolo, no, non voglio. Dico no, c'è cioè, deluso il risultato, è un po' una tristezza. Battlefield non è molto giustificato, però, perché rispetto agli altri, almeno c'era il Covid e tutto il resto. Battlefield no, perché Battlefield ne avevamo pure parlato, hanno iniziato i lavori già prima del Covid. Quindi penso che ci hanno lavorato sopra prima, no? E avevano già fatto qualcosa, perché se non ci sono i cazzi non si sono dovuti lavorare sulle mappe, niente, vabbè. Contenuti pari a zero. Non mi sapete che l'IA poi dice: no, io con te batto con 3-9 che rischio, rischio, perché con ragione, Detto questo, voi di cosa ne pensate di questa situazione dei videogiochi che stanno a deludere i fan, ma di tutti i tipi, non è che uno si concentra e dicono: ma il football è stato considerato il peggior gioco uscito. Manco 2 mesi sono passati e quando è uscito Battlefield tutti congelano su Battlefield, ragazzi.
Ci sarà sempre quel gioco che uscirà e dirà: ah, questo è quello peggiore. Ragazzi, calma. È normale che sta poi accendendo l'attenzione. E vabbè. Anzi, ragazzi, io devo essere sincero, io sto aspettando le uscite di Spider-Man per Marvel Avengers, che uscirà solo e esclusivamente questo evento eroe per PlayStation. Però vi dico pure una cosa, ho scoperto che col Season Pass della Xbox forse potresti giocare anche per chi ha la Xbox, ma per breve tempo, però potresti giocarci. Forse anche sbloccarlo, perché secondo me si sblocca. E se non un evento eroe potrebbe essere riproposto in altre occasioni. Alzo le mani, può essere, non mi dispiacerebbe. Detto questo, ragazzi, io sto sudando, infatti. Oh, che caldo, raga! Mamma mia! Oh! Raga, fa un caldo disumano! Oh, ecco, questo lo metto qui. Io mo ve saluto, qui direttamente Oh, eccomi qua, ma che caldo che fa! Sì, io qua vi saluto, qui del 38, spero che vi è piaciuto l'argomento, voglio sapere la vostra sulla situazione di giochi che dovrebbero essere AAA e non dovrebbero avere problemi, escono e deludono i fan. Cioè, io ripeto, secondo me c'è una moda tra i team di sviluppo e dicono: ah, se non esce un gioco brutto, schifoso, che deve insultare i fan, non va bene. Io la vedo così. Perché non lo so se stanno facendo quel periodo di testing per vedere cosa vogliono il pubblico, perché non lo so. Veramente, raga, non so. È triste. Vabbè, raga, io qua vi saluto, qui del 38, voi mettetevi comodo. No, vabbè, qui del 38, al prossimo video passo e chiudo. Bella, raga. Il sole! Maledetto, io odio il sole.